L'imperativo è sfoltire la rosa, poi si potrà pensare ad ulteriori ritocchi. Dopo l'ingaggio di Carlo De Risio, il Pescara deve cedere qualche elemento per avere la possibilità di rifinire l'organico. Marilungo sembrava in procinto di trasferirsi al Teramo, invece la trattativa è saltata. In uscita ci sono anche Frascatore, Rizzo, Valdifiori, Galano e Bacic. Altresì probabile la partenza di De Marchi, che ha tante richieste. Il club più deciso è l'Albino Leffe, che ha già avuto contatti con la dirigenza biancazzurra e l'agente dell'attaccante. In caso di addio di Frascatore, il Pescara potrebbe ingaggiare Alessandro Minelli, difensore centrale di proprietà della Juventus. Il classe 99 ha giocato nella Pescara Primavera stagione 2017-2018. Attualmente in prestito in Serie B al Cosenza, ma in Calabria ha avuto pochissimo spazio, 3 presenze di cui 2 da titolare. Nel frattempo anche il Napoli ha chiesto informazioni su Davide Veroli, classe 2003, in campionato 7 presenze di cui 6 dal primo minuto. Veroli compirà 19 anni il prossimo 29 gennaio. L'intenzione del Pescara è di trattenerlo almeno sino al termine della stagione per fargli proseguire il processo di crescita e poi cederlo al migliore offerente. Quindi non